ADR prevedibili tipo A. Non vengono identificate durante la fase di sperimentazione clinica, ma essendo legate al loro meccanismo d'azione, sono prevedibili. Queste reazioni sono ad alta frequenza, bassa mortalità, sono quelle reazioni che si manifestano in seguito a sovradosaggio e danno luogo ad effetti collaterali e secondari. ADR imprevedibili tipo B. Sono caratterizzate da bassa frequenza, alta mortalità, sono reazioni indipendenti dal dosaggio, non sono correlate al meccanismo d'azione del farmaco e non prevedibile, possono spesso essere correlate a caratteristiche individuali. Possono essere di origine immunologica, quindi reazioni allergiche, o di origine non immunologica, o reazioni pseudoallergiche o dovute a delle carenze enzimatiche individuali o possono anche essere rappresentate da idiosincrasie.